Noi ci limitiamo a ragionare e a fare delle proposte pubbliche, non esercitiamo ovviamente una pressione né sulla maggioranza né sull'opposizione. Però certo, siccome la questione è una questione di cui si occupano tutti, tra l'altro ho sentito anche recentemente occuparsene l'autorità contro la corruzione, perché il 60% dei procedimenti per abuso d'ufficio si conclude o con l'archiviazione o con l'assoluzione, però dall'altra parte la paura di essere iscritto nel registro degli indagati blocca i pubblici funzionari, è quella che si chiama la paura della firma. Questo non giova né all'efficienza della pubblica amministrazione né all'efficacia della giurisdizione e della punizione di chi veramente fa mercato, diciamo, della cosa pubblica. Allora noi abbiamo due proposte. La prima proposta è quella di dire: il pubblico ufficiale che agisca in violazione delle norme che regolano il procedimento. E questo, diciamo, è già la prima spia di un comportamento che poi può essere un comportamento finalizzato alla commissione di reati come concussione, come corruzione, cioè reati veramente gravi. La seconda questione è che prevediamo che, così come si fa nel processo contabile, il pubblico ministero, invece di scrivere immediatamente il pubblico funzionario nel registro degli indagati, ha l'obbligo di convocarlo per un invito a dedurre, per sentire le sue ragioni. Se per esempio ha privilegiato qualche particolare interesse pubblico di cui non si vede immediatamente la presenza nel procedimento amministrativo, se si è uniformato a una direttiva dell'ANAC piuttosto che a una sentenza del Consiglio di Stato. È una fase eventuale, nel senso che è un obbligo del pubblico ministero invitare a dedurre la persona, non è un obbligo andare, si può andare con l'avvocato, si può non andare, le eventuali dichiarazioni fatte in quella sede non sono utilizzabili, però si introduce, diciamo, una pausa di fiducia, si parlano il pubblico ministero e il pubblico funzionario. Dopodiché il pubblico ministero, se ritiene che le risposte non siano soddisfacenti, la ricostruzione offerta non sia soddisfacente, scrive nel registro degli indagati e il procedimento va avanti. Però è un modo per scremare ciò che magari di primo acchito il pubblico ministero non riesce a decifrare e che il pubblico funzionario ha tutti gli strumenti per poter decifrare e spiegare.